Ci ritroviamo qui presso il comune di Soveria Mannelli. Il ringraziamento all'amministrazione comunale che ospita il nono incontro regionale degli artisti. Tre associazioni, per Reggio Calabria l'associazione Le Muse, Laboratorio delle Arti e delle Lettere da me presieduta, per quanto riguarda Catanzaro la presidente Marisa Scicchitano, presidente di Arte Club Accademia, per quanto riguarda l'associazione Aglaia, presieduta da Anna Lauria, per quanto riguarda la provincia di Cosenza. Artisti, poeti e scrittori riuniti in un unico momento per un momento di condivisione di quelli che sono un po' in un certo senso le idee, i propositi e le attività di associazioni che operano in territori alti e che si ritrovano in un luogo storicamente ricco come Soveria Mannelli, visto che ogni anno l'evento regionale trova una location diversa. Sicuramente l'appuntamento di oggi dà un senso diverso a quello che è il momento del non incontro regionale degli artisti, perché oggi pomeriggio ci sarà una collettiva d'arte che durerà fino al 16 maggio, in cui proprio artisti che si sono formati nell'istruzione artistica calabrese condivideranno il loro messaggio caratterizzante, quell'intuizione lirica, dicevamo oggi durante la presentazione, quell'intuizione lirica che Kandinsky porta avanti in tutta l'arte contemporanea e in tutto il Novecento. Sicuramente oggi abbiamo potuto godere di quello che è anche il senso dell'arte all'interno delle bellissime pareti di questa struttura, un palazzo comunale che si circonda d'arte, vuol dire che il messaggio che deve emergere per recuperare il senso civico di noi calabresi è quello di poter condividere il bello, un bello ideale che va alla ricerca di quel sublime che dall'Ottocento in poi Wilkerman e Lessing lo presentano come elemento importante e di grande senso fondamentale per l'uomo moderno. Quindi un grazie a voi per questo momento di comunicazione che integra e che promuove questo appuntamento e magari a future prossime occasioni in questo territorio.